Cari amici, ci siamo, bentrovati, nuovo appuntamento con l'approfondimento al Corriere della Calabria TV, l'altro Corriere TV, torna a trovarci dopo un po' di tempo il presidente di Sorica, l'avvocato Cataldo Calabretta, che abbiamo nei nostri studi. Ci sono delle novità, lui è stato da noi altre volte, diciamo che viene a ragguagliarci su quanto riguarda l'acqua Sorica e il panorama idrico regionale con una certa costanza, ma capite bene che d'estate e con i rigori anche delle temperature l'acqua diventa una vera e propria problematica, ma anche un punto di forza per certi versi, soprattutto quando si parla di Sorical, soprattutto quando si parla di nuove strutturazioni di quest'ente così importante, di cui Calabretta è appunto presidente. Lo abbiamo qui, grazie intanto avvocato. Grazie a voi per l'invito. Beh, l'ultima volta ci siamo visti lei era commissario, oggi sì. È presidente della Sorical. Che cosa è cambiato? Ecco, spieghiamolo alle persone che spesso e volentieri si imbattono leggendo gli articoli nel nome Sorical, Sorical. Ma la Sorical che cos'è? La nuova Sorical che cos'è? Oggi Sorical è una società interamente pubblica perché è stato eliminato il socio privato dalla compagine societaria, è stato escluso quello che per tanti anni ha rappresentato la parte privata di Sorical. Sorical era una società in liquidazione volontaria da più di 10 anni, una situazione che aveva creato non pochi problemi al servizio idrico calabrese e soprattutto bisognava colmare un vuoto, perché in Calabria non era ancora stato individuato un soggetto unico gestore a cui affidare il servizio idrico integrato, perché Sorical fino a qualche mese fa si occupava solo di grande adduzione e quindi ha avuto la necessità di essere totalmente trasformata, ma soprattutto di uscire dalla liquidazione. C'è stata un'assunzione di responsabilità, c'è stata un'accelerata data dal governatore Occhiuto e dalla sua giunta, nonché dal Consiglio regionale, perché è stato opportuno anche legiferare in merito a determinate situazioni inerenti al servizio idrico in Calabria, per cui in questo modo si sono recuperati un po' di anni di ritardo. Si può dire che è un ente strategico che la Calabria, la regione Calabria per certi versi recupera interamente? Sì, perché la trasformazione ha consentito di avere oggi finalmente il soggetto unico gestore e di porre in essere un adeguamento normativo sia dal punto di vista nazionale ma soprattutto dal punto di vista sovranazionale, perché la normativa italiana di riferimento è del 94, quindi quasi 30 anni di ritardo. Un po' vetusta. E soprattutto si ha anche oggi la possibilità di essere in linea con quello che succede nel resto d'Europa. E oggi la Calabria, essendo una regione del paese membro Italia dell'Unione Europea, finalmente ha la possibilità di adeguarsi a quello che accade nelle regioni italiane. Avvocato Calabretta, siamo nella congiuntura estiva con tutte le notizie positive del caso, ma anche quelle critiche che arrivano dal fronte climatico e dal fronte anche dell'approvvigionamento idrico. La Calabria potremmo considerarla rispetto al contesto nazionale un'altra grande assetata? La regione Calabria è ricca d'acqua, non manca l'acqua, soprattutto perché quest'anno non abbiamo avuto problemi di siccità come lo scorso anno, però in questa regione si registra un uso improprio dell'acqua potabile, si registrano dei fenomeni di malcostume inerenti proprio una cattiva gestione dell'acqua potabile, forse anche perché non è stato dato atto e seguito a quello che appunto è disciplinato in una legge nazionale. Non ci sono le reti duali, quindi non ci sono le reti che potrebbero consentire di utilizzare l'acqua non solo per usi civici. Quindi in questo periodo, quando appunto naturalmente c'è una richiesta maggiore d'acqua, quando c'è una richiesta impellente in alcuni momenti della stagione estiva di risorsa, capita che si faccia ricorso ad una richiesta ulteriore di approvvigionamento, ma dal punto di vista dell'erogazione noi siamo sempre nelle condizioni di dire che quello che forniamo è in perfetta linea con quanto deve essere somministrato, cioè non ci sono riduzioni di risorsa, non c'è una mancanza di quello che è il nostro obbligo di fornire l'acqua ai comuni, perché per il momento
i nostri clienti sono ancora i comuni calabresi, non sono i cittadini, anche se è in corso appunto la riforma, ma che prevede il superamento di alcune fasi del cronoprogramma. Questa riforma nel concreto, non tanto dei comuni che adesso sono i vostri clienti, ma nel concreto delle famiglie che diventeranno, si può dire, tra virgolette, diretti clienti, che cosa cambierà? Prevede che ci sia un rapporto diretto con l'utente calabrese, che si... A partire dalla bollettazione? Sì, assolutamente, ci sarà un rapporto diretto dal punto di vista commerciale, quindi sarà emessa una fattura che verrà poi incassata direttamente da Sorical. Quindi i comuni non faranno più parte di questo rapporto e soprattutto i comuni non dovranno più gestire la rete idrica, proprio per avere nella sua interezza una gestione completa, una gestione anche più efficiente, più efficace della rete comunale. Siete perché oggi per ci sono tante gestioni, proprio perché non c'è questa attivazione del servizio idrico integrato. Siamo pronti? Avete il personale? Avete già in un certo senso? Stiamo partendo perché, come dicevo, la partenza implica il rispetto delle fasi del cronoprogramma. Il cronoprogramma traduce in dei segmenti che dovranno poi trovare culmine nel 2026, quindi per il momento ci sono ben 4 anni di cronoprogramma e all'interno di questo lungo periodo la Calabria dovrà avere poi a regime quello che rappresenta il servizio idrico integrato. Immagino che prima del definitivo switch off ci sarà anche una fase sperimentale, no? Una fase per rodare. C'è una fase di monitoraggio, c'è una fase anche di bonifica, c'è una fase di verifica e soprattutto c'è la necessità di comprendere come intervenire anche a livello locale. E poi c'è da pianificare quelli che sono gli investimenti di cui questa regione ha bisogno. A proposito di investimenti, avvocato, fatturazione, quindi fatturare direttamente ai calabresi e non più soltanto ai comuni, potrebbe anche comportare un incremento di personale per Sorical e anche ovviamente anche delle politiche di occupazione. Da piano questo è un problema che vi siete posti. Da piano industriale è previsto un aumento del personale, ma soprattutto è previsto anche un assorbimento di quello che è il personale che oggi è in essere e che appunto lavora con quei soggetti che di fatto hanno gestito parte del servizio idrico integrato in Calabria, che fino ad oggi sono stati i nostri clienti. I cittadini che cosa ci guadagnano? Nel senso che potremmo andare verso un trattamento omogeneo, no? Un trattamento economico omogeneo dalla Calabria, dal sud. Assolutamente, intanto ci guadagnano in termini di efficienza del servizio, perché avere un unico gestore che gestisce tutto il servizio idrico della regione appunto ha i suoi punti di forza. Sicuramente si supera la frammentazione e si supera anche quello che è poi il disagio che si registra costantemente. E poi si ha la possibilità, come dicevo, di pianificare gli investimenti. Oggi esiste una nuova autorità che è l'ente d'ambito, è l'autorità che di fatto ha individuato il soggetto unico gestore che controlla, ma soprattutto approva le tariffe e pianifica gli investimenti. I sindaci quindi, come hanno preso questa riforma? Alcuni sindaci hanno accolto fin da subito di buon grado la riforma, altri sono stati un po' restii, ci sono stati dei ricorsi che a mio avviso sono stati solo strumentali, perché di fatto l'adesione ad Arrical è un obbligo di legge. Molti di questi avevano tra l'altro aderito all'autorità idrica che esisteva prima di Arrical. Io a volte ho avuto il dubbio, ho nutrito il dubbio che anche tra gli amministratori delle piccole realtà locali vi fosse confusione tra Arrical e Sorical, no? Sì. È un dubbio che mi è sfiorato. Questo purtroppo è accaduto. Che è certificato anche da alcune iniziative, da alcune intemerate di alcuni sindaci, un po' sciocchine. Anche qual è la differenza? La vogliamo dire ai nostri anche da esternazioni e da analisi scorrette. E questo purtroppo si registra
con tanta amarezza, perché significa che ci sono amministratori che in Calabria non approfondiscono e non studiano, banalmente sì. È il caso di dirlo. Arrical, come dicevo, è l'ente d'ambito, non ha potere di gestione, ha appunto il ruolo e la funzione di individuare il soggetto unico gestore, di affidare il servizio idrico integrato e, come dicevo, pianificare gli investimenti e controllare e vidimare la tariffa, che poi viene approvata dall'ente nazionale che è ARERA. Sorical invece è il soggetto unico gestore e di fatto il braccio operativo è un ente, come abbiamo appunto detto in apertura. Ce l'ha spiegato in due parole. Pubblico, che però difficile deve essere, non capirlo. Deve essere poi appannaggio dei comuni, perché sono i comuni calabresi che saranno i protagonisti di questa nuova fase del servizio idrico in Calabria, motivo per il quale molto spesso, ecco, non si comprende l'ostilità di alcuni primi cittadini, e quindi il lavoro fatto in questi mesi è stato soprattutto quello di confronto, di approfondimento e a volte anche di scontro con alcuni, però siamo molto soddisfatti di come sta andando, perché di fatto il numero delle adesioni è cresciuto e oggi siamo, diciamo, a buon punto. Siamo in una fase in cui si sta metabolizzando il processo. Avvocato Calabretta, lei prima parlava di una regione, la nostra, che ha una grande ricchezza d'acqua, però poi scontiamo moltissimo con la dispersione, con le reti idriche abbastanza vetuste, in alcune parti addirittura inesistenti, e quella subcultura dell'uso improprio, ecco, che andrebbe superata, perché ci sono ancora tantissime persone, e mi duole dirlo, anche imprenditori agricoli, che pensano che l'acqua sia un bene infinito. Invece gli ultimi tempi, le ultime cronache, i rivolgimenti climatici ci ammoniscono sul fatto che l'acqua è un bene finito, come tale ancora più prezioso da poter utilizzare. Per quanto concerne le reti idriche, l'ammodernamento, addirittura la costruzione, la ricostruzione, voi a quali fondi state attingendo o che tipo di programma c'è? C'è una grande riforma anche su questo settore, avendo anche presente le opportunità che arrivano dal PNRR? È indispensabile puntare ad avere quel tipo di finanziamenti, proprio perché solo seguendo quella strada la Calabria potrà avere finalmente una rete idrica efficiente, una rete idrica, certo, all'avanguardia. E soprattutto si potranno così rifare le condotte che, come dicevi, sono ormai obsolete, sono vetuste, sono delle condotte non contemporanee, sono condotte colabrodo, perché ormai hanno un'età. Di fatto la risorsa che viene trasportata attraverso le condotte purtroppo ha anche un... proprio un genere, ecco, corrosione, genera comunque quelle che poi di fatto sono le rotture che provocano una sorta di disagio all'interno, diciamo, della rete calabrese. E soprattutto è un dato di fatto, le condotte non possono superare i 30 anni di vita. La dispersione che poi si registra anche all'interno delle reti comunali dimostra che la gestione comunale è stata in alcuni casi fallimentare, cioè non si è riusciti neanche a fare la manutenzione che serviva. Quindi tutte queste storture, unite anche ad un tasso di morosità, perché il servizio purtroppo non è sempre stato pagato quanto doveva essere pagato al soggetto che forniva il servizio all'ingrosso, che appunto era Sorical prima di essere affidataria del servizio idrico integrato, e l'uso improprio hanno, ecco, generato il collasso del sistema. Nonostante questo, comunque Sorical è nelle condizioni di gestire l'emergenza, di soddisfare anche quelle che sono le richieste dei comuni, ma anche dei cittadini calabresi, perché nel corso degli anni all'interno di questa società si sono formati validi professionisti che oggi sono coloro i quali guidano il processo di riforma e che, come dicevamo poc'anzi, saranno anche nelle condizioni di accogliere altri soggetti che saranno inglobati, che saranno assorbiti, che di fatto sono quelli che hanno già lavorato nel servizio idrico calabrese, e la speranza è quella di formare anche
nuovi professionisti calabresi, magari. Non a caso prima parlavamo delle opportunità di lavoro che potrebbero derivare dalla riforma di Soria. Magari guardare anche gli ingegneri calabresi che si laureano anche in Calabria, ma che si laureano anche fuori regione e che attraverso l'esistenza di un soggetto unico gestore a cui è stato affidato il servizio idrico integrato potranno realizzarsi in questa regione. L'avvocato Cataldo Calabretta non è soltanto il presidente di Sorical da ormai un triennio, vero? Sì, anni a settembre. Tre anni a settembre, un testimone peraltro di cambiamenti di un certo peso, di un certo rilievo in un ente che, diciamo la verità e diciamola senza piaggeria, si stava ammalorando, stava veramente crollando sotto il suo stesso peso. Lo stato di liquidazione volontaria che perdurava da 10 anni e purtroppo ha molte volte dato la connotazione a Sorical di un unicum a livello nazionale, ma soprattutto di un paradosso giuridico, perché a mio avviso è inconcepibile che sotto gli occhi di chi amministrava la regione ci fosse una società mista, quindi partecipata dalla Regione Calabria, che senza controllo degenerava e non dava poi alla Calabria quello che di fatto aveva bisogno. Era diventato un corpo avulso. E caprendo anche le criticità che venivano rappresentate all'esterno, le polemiche attorno a questa società. E questo fa molto male per chi poi ci lavora all'interno di una società come Sorical, anche prima della trasformazione, perché tutto questo clamore ha mortificato le professionalità che di fatto si sono formate all'interno di Sorica. Che sono quindi di grande importanza. È veramente molto complesso essere commissario liquidatore di Sorica, stare al vertice di questa società e soprattutto guidare un processo di trasformazione e di riforma. Devi avere una visione globale, ma devi anche avere la capacità di mediare, di mantenere equilibri. A proposito di complessità, è anche complesso associare ad un impegno così gravoso qual è quello di reggere, diciamo, dalla postazione di presidente Sorica, un'organizzazione dunque complessa, di reggere anche le sorti di un partito, perché lei è uno dei dirigenti apicali della Lega, un partito di governo, un partito di governo anche regionale, insomma. Beh, ne sono fiero, sono orgoglioso di essere al vertice di questo partito che trova leader massimo in Matteo Salvini, che è colui il quale ci dà comunque stimoli costanti per poter andare avanti in questa Sorical regione. Sorical è riuscita a svoltare, nel senso che siamo passati da una fase commissariale, anche turbolenta, dalle criticità che lei ci illustrava prima, ad una guida, ad un presidente, quale è lei, riconosciuto, assolutamente chiara, no? Ma la Lega ce l'ha una guida in Calabria, il suo partito? Perché c'è un gruppo dirigente C'è solido, un gruppo, ma non c'è un leader. C'è un commissario regionale. Ah, c'è ancora il commissario regionale. Saccomanno, certo. E ci sono militanti, simpatizzanti e sostenitori che ci hanno portato comunque ad avere un peso in questa regione, perché essere impegnati direttamente in molte amministrazioni regionali, ma soprattutto avere un peso a livello regionale in termini di presenza nel Consiglio regionale. Ci sono ben 4 consiglieri, c'è il presidente Mancuso, abbiamo una rappresentante nell'esecutivo regionale che è l'assessore Steine, abbiamo 3 parlamentari, quindi comunque la Lega in pochi anni è una realtà. È un partito che in Calabria è saputo, diciamo, partire da zero per arrivare subito ad una grossa rappresentanza politica sia in seno alla Regione Calabria, ovviamente anche nelle istituzioni parlamentari. Però, se mi permette, Calabretta, c'è anche un paradosso, perché a fronte di questa potenza di fuoco politico e istituzionale, io torno sempre alla guida, c'è una fase commissariale infinita, no? Ci si è lamentati per tanti anni di Invernizzi che veniva dal nord a colonizzare, secondo alcuni leghisti, la vostra guida, però adesso avete un commissario infinito. Perché questo suo partito ha paura di un bagno di democrazia, ha paura di fare un congresso, era fisiologico, e di un segretario? Era fisiologico che ci fosse un commissariamento, che ci fosse anche un'organizzazione tale del partito. Ma questo sta durando troppo, però. No, che potesse poi accompagnare i militanti ai congressi. Ci sono già stati i congressi. A Crotone, per esempio, abbiamo celebrato il congresso cittadino, abbiamo eletto una validissima militante che è l'Antonella Mungari. Ma quello regionale? Quello regionale stiamo appunto cercando di creare i presupposti. Salvini era qui, se non sbaglio, nel 2021, dovrei chiedere
consiglio alla nostra regista Susanna Scotti e disse, con la fase di commissariamento attuale, dobbiamo arrivare ai congressi e presto anche la Calabria ci sarà il suo segretario regionale. Presto, ci sarà presto il congresso, ma quello di cui vado fiero è comunque di far parte di un partito che in questo momento è una vera e propria forza e che ci dà la possibilità anche di farci ascoltare al di fuori di questa regione, perché abbiamo tre parlamentari che occupano delle postazioni di rilievo, Domenico Furgiuele, Simona Loizzo e Tilde Minasi, hanno avviato una produttiva attività legislativa e parlamentare. Onestamente io sono molto soddisfatto di quello che stanno facendo e di come vengono percepiti, perché poi il riscontro si ha attraverso gli incontri e le riunioni che noi facciamo sui territori, per cui siamo già migliorati e stiamo crescendo, e di questo Matteo Salvini ne è anche molto orgoglioso. Calabretta, inutile diciamo nasconderlo, siamo in una fase preparativa, no? Dei partiti rispetto a questa lunga marcia elettorale che condurrà al primo grande appuntamento utile, che sono le europee della prossima primavera. Può sembrare tanto il tempo che ci divide dalla celebrazione, in effetti è poco, perché i partiti sono già abbastanza in fermento, è un tipo di elezione che non permette coalizioni, quindi ciascun partito dovrà fare per sé, ciascun partito dovrà raccogliere le proprie preferenze, il sistema elettorale è sempre quello. Immagino che anche nella Lega, anzi non immagino, anche nella Lega c'è fermentazione, fermento, ma ci sono anche, chiamiamoli anche dei casting, perché ogni partito, proprio perché andrà da solo e quindi deve ben figurare, sta cercando delle personalità. E a lei è stata chiesta una disponibilità? No, ma è ancora prematuro. Mi è arrivato all'orecchio che lei potrebbe essere un candidato alle prossime europee. È ancora prematuro parlare di candidati calabresi per le elezioni europee. Ma qualora lei si chiedesse il sacrificio? Io sono molto impegnato in questa attività di amministratore unico di Sorica. Di Sorica. E certo, la politica è per me pane quotidiano, nel senso che ho sempre fatto politica in questa terra, non ho mai abbandonato la passione politica, per cui se ci dovesse essere in futuro la richiesta di un impegno in prima persona, non mi tirerei certamente indietro, anche perché io ho avuto grandi opportunità dalla politica, perché non era scontato poter ricoprire un ruolo di prestigio in Calabria, e molti mi dicono che forse è un ruolo insomma molto rognoso e che comunque insomma ci è voluto del coraggio ad accettare di insomma diventare commissario liquidatore, però ribadisco, è un'avventura che mi ha dato tanti stimoli e che mi ha arricchito tantissimo, per cui per il momento io sono molto impegnato al vertice di Sorical e spero di poter rimanere a ricoprire questo ruolo per i prossimi anni, perché ritengo che la società ha bisogno di una guida e ha bisogno, ecco, di raggiungere. Possiamo dire tanti che obiettivi. Rinviamo le eventuali valutazioni a quando ci sarà, se ci sarà una è prematuro chiamata alle ancora, armi. È prematuro, ma non tanto, perché i casting sono aperti all'interno delle io segreterie. Io non ho avuto però notizia di casting, quindi insomma ci torneremo. Ci torneremo, perché lei tornerà. Senta, avvocato Calabretta, come si distingue un partito di centrodestra dagli altri di centrodestra in Calabria? Le faccio questa domanda perché, a dispetto della dialettica che caratterizza, no, i rapporti tra Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia stessa al governo nazionale, il governo regionale c'è questa quiete di base, no? Dove si registra una certa uniformità, una certa omogeneità, ogni tanto c'è uno scossone nell'ambito dei lavori del Consiglio regionale, però c'è una grande quiete, una grande anche omologazione, che poi, voglio dire, omologazione può significare anche accordo sulle linee di governo da portare avanti. Però è importante distinguersi, no? Proprio in vista degli appuntamenti elettorali, vedi proprio quello con le europee. Allora, la Lega come si distingue? Ma intanto ritengo che ci sia un presidente molto capace,
Il presidente Occhiuto mantiene gli equilibri ed è abile a destreggiarsi in contesti molto complicati. Io credo che sotto la sua guida questa regione ha fatto già dei passi in avanti. È ovvio che spesso si può avere una visione del contesto, nel contesto politico leggermente differente, però ritengo che in questi primi due anni non ci sia stato un momento di scontro con gli alleati, anzi credo che ci sia un grande idillio, forse questo dà fastidio all'opposizione, che onestamente non vedo neanche così costruttiva come opposizione, perché potrebbe anche arrivare un pungolo da membri dell'opposizione, però di fatto io ritengo che oggi il governo regionale stia andando nella direzione giusta e la Lega si distingue dando il proprio contributo e forse anche pianificando insieme al governatore Occhiuto quelli che poi sono i percorsi fondamentali per questa regione. E non ho riscontrato particolari criticità. Non ho neanche motivo di pensare che ci possano essere, semplicemente perché registro veramente un grande equilibrio anche sotto il profilo della collaborazione. C'è un presidente che è sempre pronto al dialogo, mi capita di interloquire e di confrontarmi tanto con lui e devo essere onesto. Ci aspetta un autunno caldo sul versante delle infrastrutture, noi siamo quasi alla fine, sul versante della sanità. Ci sono dei temi che vi stanno particolarmente a cuore e sui quali a livello regionale auspichereste, non dico una maggiore attenzione, ma una linea di intervento più diretta, più intensa? Beh, sicuramente sono i temi caldi che sono al di là, diciamo, del settore idrico, ma di quello dell'ambiente in generale, quello della sanità, perché oggettivamente i cittadini registrano una miriade di disagi in questa terra e trovo che sia arrivato il momento che finalmente si abbia la contezza di quello che è un diritto costituzionalmente garantito e quindi finalmente ci possa essere una sanità così come c'è in altre regioni che noi prendiamo come modello. Ma in generale ritengo che si stia andando nella direzione giusta perché ovvio che i problemi della Calabria sono tantissimi, non è semplice dare a questa regione immediatamente una nuova veste o comunque una trasformazione radicale, si deve iniziare creando i presupposti, ecco perché appunto dico che ci sono le condizioni per poter soddisfare quelle che sono le richieste dei calabresi. Grazie Avvocato Calabretta, grazie. Presidente di Sorical, uno dei dirigenti apicali della Lega, torneremo con lui a parlare magari tra qualche tempo, sperando che nel frattempo la Lega abbia un segretario politico, no? Oppure sì. Va bene questo sento qua. Tanto per carità il partito ha fatto grandi passi in avanti, se ci sarà il congresso e sarà eletto un segretario in maniera democratica, saremo tutti felici di avere una nuova guida per il partito in Calabria. Al di là della facile ironia, era proprio l'attesa del momento democratico del congresso che è qualcosa di importante per ogni associazione. Sulla Lega un'attenzione spasmodica, particolare, perché si tende sempre ad aspettare che ci sia un errore, ma ritengo che insomma in questo momento ci stiamo comunque comportando molto bene. Aspettiamo questa scadenza perché riteniamo che insomma un bagno di democrazia quando riguardi dei partiti anche abbastanza ferrati, strutturati e pieni anche di personalità istituzionali come quelli che la Lega ormai ha sia un passaggio importante. Calabretta, grazie, grazie, ci vedremo grazie presto, a grazie a voi per averci seguito, alla prossima.